Prima stava raccontando lei, ingegnere d'asile, tra l'altro ho scoperto adesso che è stato anche 14 anni ufficiale di Marina, perciò un rappresentante istituzionale. No, per più altro dico questo, perché la lettera si conclude con evviva le istituzioni volute dalla Costituzione. Effettivamente in qualche modo rinnega il suo ruolo istituzionale in questo modo, che nel passato. Quindi sì, ci siamo rivolti alle organizzazioni sindacali per essere tutelati, le quali organizzazioni sindacali hanno preso in mano subito la situazione e hanno... Che vuol dire hanno preso in mano la situazione? Cioè nel senso... Si sono subito attivati per poter arrivare a concludere con la proprietà nel migliore dei modi a nostro vantaggio. Certo. Scegliendo quindi una società ad hoc che potesse essere... Quando detto a nostro vantaggio ha avuto un'espressione un po' particolare. Però quello che all'inizio doveva essere a nostro vantaggio, e chiaramente all'inizio, perché sicuramente loro tendevano ad abbassare il prezzo che certo. Era indicato. E che cosa hanno fatto i sindacati? Hanno chiamato una loro società. Voi avevate piede a fiducia nelle organizzazioni sindacali oppure avevate qualche remora, qualche piccolo dubbio? Qualche ombra di dubbio si allungava sulla vicenda, magari. Da parte mia non c'era nessun dubbio, ero sicuro di quello che dovevano fare i sindacati. L'ingegnere invece mi sa. Da parte mia c'era forte dubbio, anche perché non ho avuto mai molta fiducia nei riguardi delle organizzazioni sindacali. Comunque l'organizzazione sindacale sulla carta, proprio per quanto riguarda il principio stesso proprio di sindacato, chiaramente il concetto proprio concettualmente sindacato deve difendere gli iscritti, chiaramente mi sembra. In quel caso erano gli inquilini, per cui noi quelli che erano affittuari. Ma non solo i sindacati, anche i politici dovrebbero difendere i diritti degli elettori, chiaramente. Cioè questo voglio sapere anche questo. È d'obbligo. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno chiamato una loro società di fiducia, certo, la Conit Casa, che era abbastanza addentrata nelle dismissioni così chiamate, dismissioni degli appartamenti, pubblici, non pubblici, privati, grosse dismissioni, quindi complessi abbastanza enormi, e insieme a loro hanno stabilito una strategia da attuare per poter andare a parlare con la proprietà, in modo che si potesse ottenere un prezzo buono per gli inquilini. Praticamente sono andati, hanno costituito questa specie di organizzazione, che era un accordo fra i sindacati e la Conit Casa, e sono andati a parlare con la proprietà cercando di ottenere un prezzo vantaggioso. Sono arrivati ad un accordo e quindi hanno stipulato con la proprietà un accordo per la vendita del complesso in totos di 92 milioni di euro. Ipotesi d'accordo, chiamata ipotesi. Perciò diciamo d'accordo. Poi andava bene in questo. Allora, a noi quando è tornato i nostri sindacati sono tornati, c'era anche con i nostri sindacati, c'era anche una commissione dell'associazione qui di Tito 88, di cui io facevo parte all'epoca. Tornammo con questa offerta di 92 milioni di euro in totus, quindi tutto il complesso avremmo pagato 98. Voi eravate già costituiti comunque in associazione, giusto? E quanti? Tutti gli inquilini? 250. Perciò 30 inquilini più o meno erano venuti meno. C'erano anche qualche appartamento affitto, per cui. Perfetto. Quindi una decina. Quasi la totalità. Quasi totalità erano tutti associati. Allora che è successo? Che torniamo in assemblea nel nostro complesso e diciamo a tutti gli associati che abbiamo ottenuto 92 milioni di euro totali e che la Conit avrebbe distribuito, quindi avrebbe fatto i calcoli eccetera eccetera per poter dire a noi quanto viene a costare il nostro appartamento. E proprio sui calcoli mi devo rivolgere all'ingegnere, il quale è molto ma molto più esperto di me. Perciò. Ingegnere, facciamo questi calcoli in diretta allora. La Conit Casa praticamente, quindi la cosa appariva immediatamente, diciamo, di sicuro effetto, perché da 115 milioni che iniziali della VIS si erano arrivati a 92 milioni, quindi si era abbassato di qualcosa di una ventina di milioni, insomma. Di euro, però per lei il problema è quando si è arrivato, diciamo, alla cosiddetta spalmatura di questi 92 milioni su tutti gli appartamenti. La Conit praticamente individuò una serie di tipologie di appartamento per cui è costituito il complesso di Tintoretto, e per ognuno di questi stabilì una superficie commerciale.
risultato dell'analisi stabilendo un prezzo unitario a metro quadrato. Certo. Risultato dell'analisi che moltiplicando i prezzi unitari a metro quadrato per le singole, diciamo, superfici commerciali di appartamenti e sommandoli tutti quanti insieme, si trova la gradita sorpresa che invece di fare 192 milioni si sarebbero pagati in complesso 100 e passa milioni. E come mai questo? Perché allora questo è avvenuto? Perché la Conite, cioè, cerchiamo di spiegare perché l'ascoltatore questa è una cosa molto tecnica, lo spiego subito perché praticamente la Conite nel determinare le superfici commerciali le aveva inspiegabilmente aumentate, quindi quindi praticamente aumentando le superfici commerciali e moltiplicandolo per il prezzo unitario che aveva diciamo detto che aveva contrattato, che era, che era 2200 euro a metro quadrato, che rispetto a quello che era quei 92 milioni, però da dove erano venuti fuori? Erano venuti fuori che con la VIS, con l'organizzazione sindacale ha detto datemi 92 milioni, a me non importa niente, vi do tutto il complesso. Dopo praticamente i 92 milioni dovevano essere ripartiti fra tutti tra i vari inquilini. La ripartizione è stata fatta in maniera che praticamente che non era aderente alla realtà. Per cioè teoricamente la VIS a questo punto esce fuori. Sì, sì, la VIS non c'entra più niente, solamente che personalmente mi accorsi di questo, fece un'analisi di tutte le superfici e compagnia bella, lo portai a conoscenza di tutto il complesso e le persone si accorsero che in definitiva tutto sommato rispetto al prezzo che aveva stabilito prima la VIS, la differenza non erano così, non era questa tanto. Avvocato, giuridicamente, avvocato Baudino, siamo nei termini, diciamo, dell'accordo commerciale, nel senso che fino a questo punto, nel senso che la VIS può acquistare a un prezzo e poi può quasi raddoppiare. Sì, questo non è questo vietato da nessun tipo di norma, assolutamente. Anzi, direi che è nella natura di questo tipo di società qua, che compiono operazioni anche, cioè, tecnicamente fino a quel momento, fino a quel momento la cosa era perfettamente legittima. Però giustamente gli inquilini dice, invece di spendere di più cerchiamo di contrattare e cerchiamo di abbassare il prezzo. Anche perché si sarebbe comprato in blocco dopo nemmeno 2-3 mesi, dopo 6 mesi dell'acquisto. Si è stabilito un prezzo di mercato, insomma, con una contrattazione, come si fa sempre, come quando uno va a comprare il spiggio un prezzo, per farlo capire meglio agli ascoltatori, come uno va al mercato, cioè, dice che me la dai a 50 euro, no, io voglio 70, però poi si accorda a 70. Si tratta di privata. Il problema era la ripartizione che era sbagliata. La ripartizione è stata fatta in maniera errata. Non da parte della VIS, ma non della parte della VIS, da parte della Conite. Noi abbiamo cercato di contattare, tra l'altro ricordiamo la Conite casa, che sarebbe qua poi quella che ha creato la Tintoretto attuale, il Tintoretto gestione immobiliare SRL, praticamente faceva capo poi la Conite casa. E l'unica cosa è che abbiamo cercato di contattarla in tutti i modi, ma non rispondeva mai nessuno ai numeri che avevamo, insomma, ecco tutto qua. Okay. Detto allora, questo, che devo dire questo assolutamente, perché sennò lui dice che non possono smentire in questo momento perché non siamo riusciti proprio a contattarli, è tutto qua. Aspettiamo qualche comunicazione. E ricordiamo, insomma, il numero telefonico 06 45 48 18 54, se qualcuno dell'indoretto gestione immobiliari fosse all'ascolto o della Conite Casa SRL può intervenire tranquillamente. Se avessimo detto noi qualcosa che non è documentata, allora che non di nostra fantasia, siamo ben lieti di mandarli in onda, di dare voce appunto al loro punto di vista, chiaramente di merito alla questione. Fino adesso tutti documenti, non chiacchiere. Certo. Documenti, pezzi di carta scritti. Sono cose. E a questo punto le organizzazioni sindacali. Punto che cosa successe? Ci fu un'assemblea, l'assemblea. No, perché un attimo, la Comit, c'è stato questo problema. Lei è stato lei proprio a. Io sono stato uno a evidenziare questo problema. Ho evidenziato con calcoli quello che succedeva, che praticamente usciva fuori che avremmo sborsato globalmente 100-105 milioni di euro. A chi sarebbe andato? Alla Conite. Sarebbe andata la Conite. Perché la Conite? Io la spiego subito perché la Conite era, come si chiama, la società attuatrice. Ma non è la SRL che vendeva? Però praticamente noi avremmo dato i soldi alla Conite, 105 milioni, la Conite avrebbe acquistato tutti gli appartamenti. Quindi faceva un'intermediazione, in poche certo, parole. Intermediazione. Questo è lecito ancora, avvocato? Anche l'intermediazione? Ma allora, bisogna un attimo fare un po' di precisione, perché poi in realtà la Conite
avrebbe dovuto, sempre nell'accordo del 14 giugno che è documentato in atti, avrebbe dovuto appunto sottoscrivere entro il 30 luglio con la proprietaria Vis un contratto preliminare appunto di